Signori e signori, buonasera, grazie di essere qua a vedere il saggio della compagnia teatrale di Unitrend Cesano Maderno. Ci tengo a dire che è un saggio perché quest'anno la nostra compagnia è composta da 15 elementi e tutti reciteranno. Qualcuno è la prima volta che calca il palcoscenico, quindi c'è un po' di panico. Comunque, speriamo che vada tutto bene. Volevo dirvi che qui abbiamo scelto una commedia, tre atti, l'abbiamo intitolata Camera Fittasi, in realtà è tratta da Vinsanto di Roberto Giacomozzi. È ambientata a Milano, nella casa di un prete di campagna che è stato trasferito a Milano e che da lì in poi, ovviamente, un sacco di gente, quindi vedrete insomma alcune scene molto, molto carine, eccetera. Non vorrei dirvi altro perché la commedia, ribadisco, è tre atti, quindi è abbastanza lunga, per cui vi lascio in compagnia degli attori e vi chiedo solamente, per chi non l'avesse fatto, per cortesia di spegnere i cellulari. Ok, per favore, fate un applauso agli attori, soprattutto a quelli che non hanno mai calcato. Grazie. La mattina mi sono svegliato. E bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. Dimmelo! Dimmi. Indovina cosa ho preparato stasera? Timballo? Ma no, risotto al ragù. Ancora risotto, ma lo sai che non lo posso offrire? Un prete deve mangiare tutto, perché anche il riso è un dono di Dio. E poi, se la cosa non gli garba, se lo cucinasse da solo. Esattamente quello che lui vorrebbe fare. Sei te che insisti a preparargli la cena tutte le sere. E lui pazientemente, per non offenderti, ti sopporta e la mangia. Pazientemente? Ma se gli do tanta noia, perché non lo dice? Perché? Penso un po'. Credi che anche tu sia un dono di Dio. Lo assaggio. Buono. Buonissimo. Comunque un po' di riso non gli farà male. È sempre così serio questo figliolo. No, 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 così non va bene, cara signora. Vai apri la porta senza domandare chi è. Ma se io fossi stato malintenzionato, ma lei mi conosce, sa chi sono io. Sono ragionier De Vitis dell'Immobil Roma. Così, va bene? No, non va bene, cara signora. E se io fossi stato un malvivente? Se io fossi uno che spaccia? Se io... Ora ci penso io. Libero, vai, vai tu. Chi è? Sono ragionier De Vitis dell'Immobil Roma. E io come faccio a sapere se lei dice la verità o non è un ladro? Ma guardi, la signora mi ha visto in faccia e poi io ho un appuntamento con padre Cirillo. Sandra, ha la faccia da ladro? No, più che altro da citrullo, ma da ladro no. Ma forse potrebbe essere un ladro citrullo. Prego, ci posso entrare? Oh, finalmente. Come ho detto, sono ragionier De Vitis dell'Immobil Roma. E ho un appuntamento con padre Cirillo. Padre Cirillo in questo momento non c'è. Comunque si accomodi, se vuole lo può aspettare. Posso aspettare? Grazie. Io sono libero e questa è mia moglie Sandra. Piacere. Padre Cirillo vive solo, sai, noi lo aiutiamo un po'. Va bene. Lei di cosa si occupa? Guardi, come ho già detto già due volte, sono ragionier De Vitis dell'Immobil Roma e mi occupo di parecchie cose. Vendo, compro, affitto, permuto, finale. Ho capito, ma adesso? Non so se l'ha capito, ma mia moglie vuol sapere il motivo di questa sua visita. Ma scusa cara, ma se il signore non te lo vuol dire, non insistere. No, non è che io non voglio dirlo, però sapete, la discrezione è una prerogativa della nostra agenzia.
Ma poi, se padre Cilino vorrà, tranquilli, ve lo dirà lui, eh? Ci mancherebbe che non volesse. Io per lui sono più che amica. Sono una confidente, una madre, un... Un'impicciona! Vai a preparare la cena anche per noi. Perché? Vuoi mangiare anche tu? Perché? Questa è solo prerogativa del clero. O per avere un pasto decente devo farmi prete come lui. Tu come lui? Tu non saresti come lui, neanche se ti facessero santo! Santo non mi ci faranno mai, ma per martire ho buone probabilità. Ma mi sembra che non le è molto simpatico, eh? No, lui come uomo è una gran brava persona ed è anche simpatico. Ma ecco, il mestiere che fa che lo rovina, il mestiere che fa che no. Ma lei è un compagno? Io? No, per carità, di politica non me ne occupo. Male. Ognuno dovrebbe avere un ideale, un'idea precisa, purché sia uguale alla mia. Carino questa, eh. Non guardi, eccezionale, la postiamo su Facebook, caro compagno. Facebook? Io non so cos'è Facebook, io sono un comunista. Ah, vabbè. Ma scusi, però si è fatto un po' tardi e... No, ma dovrebbe essere qua da un momento all'altro. Forse si sarà azzardata per una delle sue prediche. Anzi, le dispiace aprire, dovrebbe essere proprio padre Cirillo. Ma sono venuto qua apposta. Prego, si accomodi. Oh, no, scusi, forse ho sbagliato. No, padre, non è bella questa casa, questa è casa sua, sono io lo strano. Ah, è lo strano, allora grazie un po', arrivederci. Scusa, libero, mi sono caduti mentre chiudevo la porta. Padre, il lupo è posto, ora funziona. Bravo, grazie. Libero, ti dispiace aprire, per piacere che io... Sono ragionier De Vitis, arrivo di Roma! Ancora? Ma lei si diverte così? Ma guardi, posso entrare? Ormai è certo. È stato padre Cirillo a buttarmi fuori. Dica, padre, glielo dica. Sì, però io mi ha detto che è un estraneo, che ne so io. Ma guardi, c'è ancora qua la mia borsa e il mio cappello. Ah, è la sua! Sì. Prego, allora. Prego. Sì, aspetti che finisco. Sì. Ma padre, sì. Lei ha telefonato all'agenzia ieri, si ricorda? Se permettete, io avrei finito. Sei volentieri a cena. Padre, sì. Mia moglie ha preparato la sua di cena. Risotto. Risotto? Ah, ancora risotto? Dai, per piacere. No, portalo via, dai. Sì, va, se lo porto via lei si offende. E questo mi dispiacerebbe, no? No, lasci fare me. Dirò che oggi è il giorno del suo digiuno. Dirò che oggi ha fatto un fioretto per la moglie dei portieri bolscevichi. Bravo. Arrivederci, padre. Grazie. Arrivederci. Simpatico il suo amico, sì, eh? Sì, guardi. È una gran brava persona. Peccato che abbia quel difetto. Vabbè. Però, senta, io adesso aspettavo gente, per cui la devo salutare. E torni pure, quando passa di qua, venga pure, adesso non ho tempo. No, padre, senta, lei ieri pomeriggio ha chiamato l'Immobili Roma, l'agenzia, per quell'appartamento, per quella camera da affittare. Si ricorda? Ah, già, ma è lei? Sono io. Ah, io aspettavo lei. Lei poteva dirmelo subito. È mezz'ora che glielo sto dicendo, padre. Prego, allora, si accomodi, guarda. Grazie. Dove vuoi? Qua. Grazie. Aspetti, spero che abbia buone notizie da darmi almeno. Guardi, ottime, anche se a dir la verità non è stato facile trovare una persona che volesse dividere una camera con un prete. Però la nostra segretaria ha fatto un lavoro eccezionale. Meno male. Guardi, queste sono le tre copie del contratto. Ha trovato l'inquilino che dovrebbe chiamarsi Elia Marchetti e doveva essere qua per firmare, vabbè, arriverà. Senta, allora facciamo così, lei firmi qua la prima copia. È già tutto a posto, ha controllato lei? Tutto a posto, firmi lei. Firmo io? Sì, lei. Una per lei, una per il signor Marchetti e una per noi. Ok? Va bene, quando verrà il signor Marchetti, che farà firmare le tre copie, sì. E poi passerò io a ritirare la nostra copia. Aspetti un attimo, guardi che ho firmato senza penna.
Ma adesso sì che si può firmare, eh? Adesso si legge, eh? Allora fa finta lei. Ma certo, ecco qua. E adesso, ecco, legga pure. Aspetti che metto via la penna. Vabbè padre, senta, sì. siamo a posto? Sì. Senta, allora, quando verrà il signor Marchetti, le farà firmare le tre copie. D'accordo. E poi passerò io a ritirare la nostra copia. No, vengo io, non si preoccupi, vengo io. No padre, e poi, guardi, queste le lascio, e ci sarebbe da definire il disturbo. Disturbo? Ma no, ma guardi che non mi disturba affatto, sa? Padre, sì. Il compenso. Il compenso. Ma non voglio niente, gliel'ho detto. Vabbè, senta, visto che insiste, facciamo così. La prima volta che viene in chiesa, lei faccia un'offerta libera, a piacere, non voglio neanche sapere quanto. No, signor. Senta, no, il compenso è la nostra percentuale che ci spetta per averle trovato un inquilino. Ah, la vostra. E immagino che per voi un'offerta libera non vada bene. No, assolutamente. Guardi, la nostra percentuale è il 10% sul canone annuo da pagarsi anticipatamente alla firma del contratto. Ah beh, ma il contratto è mica del tutto firmato. Ci manca ancora quello del Marchetti. Questo c'ha ragione. C'ha ragione. Vabbè, allora senta, facciamo così. Quando saranno firmate le tre copie, passo a prendere la nostra copia e lei deciderà la nostra percentuale. Va bene? Gliela porto io, non si preoccupi, gliela porto no, io. No, ma tanto sono in giro, è il mio lavoro. Ma anch'io sono in giro, mi passo sempre via davanti all'agenzia. Va io. Bene, padre, arrivederci, stia bene, arrivederci. Stia bene. Passerò io, certo che passerò io. Non so quando, ma passerò. Poi, devo pagare il mutuo. Devo pagare la rata dell'olio, devo pagare ancora il... Passerò io, sì. Poi mi sa che questo non si fida. Senta, mi ho detto che passo... Oh, buongiorno. Salve. Salve. Lei è padre Cirillo? Sì. Io sono venuta per l'appartamento. Oh, hanno mandato lei in nuova scoperta. Forse sarebbe stato meglio che fosse venuto il signor Marchetti in persona, perché c'è anche il contratto da firmare. No, non guardi lì, è quello lì, è il bagno quello lì. No. E dicevo, sarebbe stato il caso che suo padre... No, quella lì no, quella è la mia stanza, quella lì. Guardi, quella da affittare è quella lì di fronte. Sì. Guardi subito. Vada pure col comodo, apra pure la porta, tranquilla, ecco, ha visto che bel letto grande, eh? E l'armadio, è capiente, apra anche l'armadio, ecco, ha visto com'è capiente, sì, eh? Sì. Senta, dica pure suo fratello che... Mio fratello? Poi non è neanche suo fratello. No. Ma senta, ma lei quanto vuole al mese per questa stanza? Allora, sono 300 euro al mese... più le spese, metà spese che naturalmente variano, ecco, sì. Comunque guardi, c'è scritto qui tutto sul contratto, visto che, guardi, queste sono le tre copie del contratto, guardi, qui ha firmato l'agenzia, qui ho firmato io e qui firmerà poi il signor Marchetti. Ma lei lega pure con comodo, intanto io finisco di sistemare i libri. Ma cosa fa? Quello è un documento, lei sta facendo una firma falsa. Perché è falsa, scusi? Io mi chiamo, ho firmato Elia Marchetti, il mio nome. Sì. Come? Elia Marchetti è il suo, certo, è il suo nome? Certo. No, vorrei dire Elia, perché con lì, ma di Elia... Ma no, Elia è un nome maschile. Io mi chiamo Elia, femminile di Elio. Ah, e quindi non ci sarebbe nessun Elia e lei sarebbe una donna. Perché? Aveva dei dubbi su questo? No! Aveva dei dubbi? Ma cos'è che dente? Questo qui mi fa stranutire. Se sente un po', ma non è che io avessi dei dubbi, però capisce che probabilmente si deve essere stato un equivoco, perché io avevo parlato con l'agenzia e lei mi aveva detto che doveva... Stop! Io so tutto. La casa mi piace. Il prezzo è un po' caro, ma non proibitivo. La prendo. Ecco qui il
contratto firmato? No, guardi che lei non può restare qui, no. Perché lei è una donna e io sono un uomo, no? Senta, padre, è la seconda volta che lei mette in dubbio il mio sesso, ma non è che per caso niente avesse qualche brutta reazione? Ma cosa dice? Ma per piacere! Pertanto non ci sono problemi. Io la tratterò come fosse mio padre. Ma io non sono suo padre! E io non sono sua figlia, quindi siamo pari. Ma cosa siamo pari? Ma io sono un prete e sono fiero di esserlo. Senta, signorina, lei mi sembra abbastanza intelligente da poter capire da sola che io e lei non possiamo certo dividere lo stesso appartamento. In una situazione normale sarei perfettamente d'accordo con lei, ma questa è una situazione un po' particolare. Venga che le spiego, venga. La madre di Molly non mi vuole più in casa. Con Pasquale non ci posso andare perché lui non vuole che io lavori al Cigno Bianco e in tutta Milano non si trova una stanza libera, quindi ho scelto l'unica occasione che mi è capitata, chiaro? Chiaro. Senta, ma piuttosto lei mi dica, ma lei va sempre in giro vestita così? Ma io vengo dal lavoro. Vieni dal lavoro? Sì. Mi scusi, ho una curiosità. Ma lei che lavoro fa? L'entraîneuse. L'entra cos'è? Che roba lei? Che lavoro lei? Quello mio, È un lavoro onestissimo, sa? Devo solo fare compagnia a uomini soli, indurli a bere delle bevande costose e poi il locale mi dà una percentuale sulle consumazioni. Un lavoro onestissimo, sì, da buon scout. Ma lei le pare mai possibile che io possa dividere il mio appartamento con un'altra cosa di quelle lì? Ma no, ma stiamo scherzando. Il suo fidanzato non lo vuole più, la madre della sua amica non lo vuole più, e io che sono un prete devo ospitarla a casa mia, ma scherziamo. Ma io ho firmato un contratto, sa? Ah sì? Mi dia il contratto. Adesso glielo do subito, eccolo qua. Pronto. Oh, bene. Adesso esca subito da casa mia. Esca? Ma se mi presto a dire esca? E io dove vado adesso, E voi parlate tanto di carità cristiana, di essere tutti fratelli, Tutte balle, va bene? E io adesso cosa faccio? Che brutta vita, che vita schifosa, se nessuno mi vuole, nessuno mi aiuta, neanche un prete! Non faccia così, per piacere, non pianga, mi disturba, le persone che piangono. Com'è? Mi disturba vedere le persone che piangono. Sì, per... Va bene, mi scusi, forse anch'io avrò un po' esagerato, però lei si mette nei miei panni. Voglio dire, la situazione qui non è che sia proprio così semplice. Forse hai ragione. E per un attimo ho pensato di trovare un po' di pace, un po' di tranquillità. Ma non c'è pace per una come me. Ma non dica così, cosa vuol dire una come me? Ma guardi che a tutto c'è rimedio, Senta. Sì. Va bene. Per qualche giorno, ma solo per qualche giorno, si può fermare qui da me. Sì. E intanto con calma cercarsi un'altra sistemazione. Padre? Sì. Ma lei è un tesoro! Ma adesso mi bacia, ma per piacere, cerchiamo di mantenere le distanze. Tutto al più limitiamoci alla stretta di mano. Come vuole, ma... Lei? Ma perché lei fa questo per me? Perché? Mi dica perché. Perché in questo momento lei è una mia sorella che ha bisogno di aiuto.
E io ho il dovere di aiutarla, senza curarmi delle conseguenze. Sì. E questo è il vero insegnamento di carità cristiana che ci ha lasciato Gesù. Sì, però poi sia chiara una cosa, mettiamo subito le regole. Finché rimani in questa casa, niente fumo, niente alcol e soprattutto niente uomini. Poi, niente radio a alto volume, niente torpilocchi e niente bestemmie. Inoltre, la mattina, dalle 6 alle 6 e mezza, il bagno è mio. Alle 6 e mezza io vado in cucina, mi preparo il caffè e faccio la colazione che mi porta la signora Sandra, la portinaia. Quindi il bagno sarà suo dopo le 6 e mezza e la cucina dopo le 7. Chiaro? È tutto chiaro? Accidenti! Ma qui è peggio di San Vittore! San Vittore? Sì. Cosa è? Una chiesa? Ah, non sa cos'è? No. Ma lei da quanto tempo è a Milano? Solo da qualche mese, come può capire. Oh. Non ho mica fatto in tempo ancora a visitare tutte le chiese e le basiliche della città, Ma quella credo che non la visiterà mai. È una prigione! Com'è? Una prigione? Sì. Scusi, ma lei c'è stata? Beh, una volta, per sbaglio, sa. Ero andata a chiacchierare con un'amica sui Navigli e sono stata presa dalla polizia. Ah, e perché? C'era una retata. Una retata? Sì. Perché voi pescavate di frodo sui Navigli? Oh, signore! Ma padre, ma lei da dove viene? Come da dove viene? Vengo da Civitella. Ah, da Civitella. Ma Civitella de Sotale. Sì, sì, perché c'è anche Civitella de Sura. Ah. Solo che a Civitella de Sura sono tutti montanari e ignoranti. Ah, sì? Noi invece a Civitella de Sota siamo tutti contadini. Intelligenti. No, ignoranti anche noi. Ah, cosa vuole? A Civitella non ho che sia tanto. Lì o lavori la terra o fai come mio fratello che è andato lontano a fare il carabiniere. Io per fortuna sono stato chiamato ad una missione ben più importante e non ho dovuto scegliere tra la terra e l'aria. Ho capito. Senta, però adesso lasciamo stare i ricordi. Sì? Diamoci da fare e mettiamo insieme il contratto che ho strappato. Ah, no! Eccolo qui, belle che pronto. Ecco, ma non... Guardi, quello che lei ha strappato era il mio conto della profumeria. Ma non crederà mica che lei abbia fatto strappare quello vero, eh? Ecco, senta, guardi, come d'accordo. Aspetti un attimo che... Qui ci sono 300 euro come acconto per il primo mese. Arrivederci, padre. A domani. Arrivederci, a domani. No, aspetti. Sì? Devo darle le chiavi. Poi mi raccomando, si ricordi bene, quello che le ho detto. Sì, va bene, ho capito. Dalle 6 alle 6 e mezza, a lei il bagno, a me il letto. Dalle 6 e mezza alle 7, a lei la cucina e a me il bagno. Senta padre, ma sì. Posso farle una domanda? Dica. E se mi scappa la pipì alle 6 e un quarto? Cominciamo subito. Ma va bene, ho capito. Me la tengo. Oh. Niente pipì fino alle 6 e mezza. Oh. No, dico, ma si può? Ma io le dico che si può fermare qualche giorno e lei cosa fa? Mi paga un mese anticipato. Gesù, spero proprio di non essermi cacciato in qualche guaio. Anche perché io ho l'impressione che quella lì mi abbia un po' preso in giro. Sì, perché fa un po' la furbina quella lì. Sì, però Gesù, tu lo sai quanto bisogno ho io di questi soldi? Per la chiesa, naturalmente. Come? Poi non dice niente. Non è mica giusto però. Io mi ricordo che te con Don Camillo ci parlavi. Cioè io non è che voglia proprio fare un gran discorso. A me basterebbe anche solo due chiacchiere, non so, una un campanello! Un campanello!
Gesù! Mamma! Mamma! Ma cosa ci fai qui? Di solito telefoni prima. Sono venuta di persona perché sto andando da tuo fratello. Ah, e papà come sta? È sempre uguale. Il dottore dice che la malattia è progressiva e non ci sono rimedi. Oh, povero papà. Senti un po', ma tu come mai stai andando da mio fratello? Ma come? Ma non ti ricordi che sta facendo il giuramento da carabiniere? Oh, già me l'ero dimenticato, mamma, senti, mi dispiace, ma guarda, io proprio non posso venire, perché ormai ho già un altro impegno. Rimando. Non posso, mamma, guarda, sinceramente, dopo domani hai detto, non ce la faccio. Ma rimandalo, tanto se manchi un giorno non muore nessuno. Mamma, il fatto è che questo è già morto, c'è il funerale del mio parrocchiano, come fu? E quindi non scappa? Sì, non scappa, ma cosa ti dice, mamma, cosa vuol dire non scappa? È chiaro che non scappa, è morto. Scusa, però, no, guarda, facciamo così. Parla tu con Peppino, gli spieghi la situazione e vedrai che lui capirà. Piuttosto, dimmi un po', ma papà, dove lo lasci? Sta con te. Ma così. Avevo già previsto di farlo arrivare domani con il treno delle 11. Oh. E visto che tu non vieni al giuramento, puoi ospitarlo qualche giorno in più finché non torno. Cioè lui dovrebbe stare qui a dormire con me? Non può, perché ormai io la stanza l'ho finita. Cioè, non può perché mamma, io, vedi, perché... L'aria di Milano gli fa male per la sua malattia. Cirillo, io sono la tua mamma e ti conosco bene. Allora? Cosa mi stai nascondendo? Così ti sto... No, va bene mamma, domani vado io alle 11 a prendere la stazione. Sì, sì. Però adesso guarda, io ho da fare in parrocchia, perciò ti devo salutare, mamma. Mi respingi perché sei una donna e io sono un uomo, ma mamma, no, sei mia madre, va bene, ciao mamma, ciao. Stavi bene. Ciao mamma, ciao. Adesso come faccio io a raccontare a mio padre di quella ragazza? Poi signore, aiutami tu per piacere, perché lì sono come fa. Buonasera padre. Buonasera signor Sandra. Ho usato la mia chiave proprio per non disturbarla. Veramente io preferirei che quando sono in casa lei suonasse prima di entrare. Sa, non vorrei che arrivando mi trovasse in abbigliamento, diciamo, non adatto a ricevere visite, ecco. Ma non si faccia scrupoli, padre. Io sono di casa e non ho di questi problemi. Sono venuta a vedere se tutto va bene. Sa, mio marito mi ha detto che non ha cenato. Oh, sì, un fioretto. Ho fatto digiuno. Già, digiuno? Ma chi era quella ragazza che è uscita poco fa? Sì, quella bella figliola che si è trattenuta esattamente 21 minuti e 15 secondi. Oh, però, quella era mia sorella. Sua sorella? Sì, mia sorella. Non sapevo avesse anche una sorella. Sono certa che mi ha sempre detto di avere solo un fratello carabiniere. E poi, anche sua madre non mi ha mai parlato di questa figliola femmina. Ci mancherebbe, lei non la conosce. Come non la conosce? Non conosce sua figlia? No, perché vede, in realtà quella non è proprio figlia di mia madre, ma solo di mio padre. Cosa vuole? È un peccato di gioventù. Adesso la poverina ha bisogno e allora... Sì, però signor Sandro, mi raccomando, con mia mamma. Non dica niente, è già così preoccupata per la salute di mio padre e non vorrei certo aggravare la situazione. Oh, stia tranquillo, sarò discretissima. Certo però che suo padre... con un figlio prete ed uno carabiniere si mette a fare certe cose. Vabbè, ma gliel'ho detto, è una cosa di tanti anni fa. È un peccato di gioventù, adesso è cambiato, sì, adesso è diventato una persona semiseria. Senta, però adesso io stavo andando a letto. Le dispiace se le dico buonanotte? Va bene, padre, vado e le auguro una buona notte. Arrivederci, padre. Buonanotte, signor Sandro.
guardare così, non mi devi guardare così. È la prima cosa che mi è venuta in mente. D'altra parte, se la signora Sandra sapesse la verità, in 2 ore arriverebbe in Vaticano. Ciao, buonanotte. Oh. Molly, sei stata una pazza a fare quella scenata davanti a tua madre. Ma ti sta offendendo, che potevo fare? Sì, ma adesso che ha cacciato di casa anche te, cosa farai? Beh, starò qui con te, ovviamente. Ma non è possibile! Ma io ho già fatto i salti mortali per trovare questo posto. E poi io vivo qui con un prete e lui è convinto che io mi fermo solo qualche giorno. Figurati se gli vado a dire che ospito anche un'amica, figurati. Mm. Ma lo sai che è carino qui? Certo, carino sì. E questo divano? Ah, sembra fatto apposta per me. Ah, sì, certo. Quant'è che paghi? 300 euro al mese. Oh, non c'è problema. Queste sono le mie 150 e siamo a posto. Ecco qua. Senti Molly, tu mi vuoi proprio mettere nei guai. Va bene che se sei senza casa è anche colpa mia. Vabbè, senti, per stasera mettiti pure qui sul divano, poi domani mattina mi alzerò presto e vediamo cosa posso fare, eh? Ti vado a cercare una coperta, va bene? Mm-hmm. Ai ai ai. Oh, certo che mal di piedi. Ne ho davvero a pezzi. Certo è, mi sono scelta proprio un bel lavoro. Venditrice di cosmetici porta a porta. Ecco qui la coperta e mettiti seduta e sdraiata bene e non andare in giro per casa, hai capito? Oh, dai che non vado a dar fastidio al tuo pretino. E non fare la stupida che non è il mio pretino, è una brava persona e cerchiamo di non procurargli altri problemi, hai capito? Oh dai, quante attenzioni, su. Buonanotte, dormi. Vabbè, buonanotte, sorella Elia. Infatti ho dimenticato le borse, ciao. Non mi dici mai niente, devo fare tutto io. Ma un po' di moto non ti farà mai male, guarda. Guarda che hai dimenticato un'altra scarpa, va. Ma niente. Ah.
svegliati, svegliati, che tra poco padre Cirillo si alzerà e non voglio che ti trovi qui e voglio almeno avvisarlo, no? Dai, su, muoviti, senti, vai di là nella mia stanza che io corro di corsa qui in bagno prima che scatti l'ora fatale, su, muoviti. Oddio! Signorina Eli! Signorina Eli! Sì? I piedi, sono i piedi! I miei piedi? Eccoli, che cos'hanno i miei piedi? Com'è eccoli? Ma allora ce ne sono due di troppo, di chi sono? Quelli sono della mia amica Molly. No, no, non le ho chiesto se sono Molly o se sono... Le ho chiesto di chi sono. Ma gliel'ho detto, sono di Molly, la mia amica, quella con cui abitavo. E che cosa ci fanno i piedi della sua amica sul mio divano? Allora, la poveretta è stata cacciata di casa per colpa mia. E io cosa ho fatto? Ho pensato bene di farla venire qui, in casa mia, cioè casa nostra. Allora, un momento, quella che lei con molto ottimismo definisce casa nostra, guardi che in realtà è solo casa mia. Quindi adesso mi farà il piacere di prendere le sue cose, i piedi e tutto il resto della sua amica e via, andare dall'altra parte. Ma lei non può cacciarmi, eh? Io ho firmato un contratto. Sì, ma su quel contratto non c'è scritto che lei può trasformare il mio appartamento nel rifugio delle giovani abbandonate. Lei è un falso e un bugiardo, oh. Alla sera si fanno tanti bei discorsi, e poi alla mattina si scorda tutto. Chi era che proprio qui ieri sera parlava di amore fraterno, di fratellanza? Io, ecco. Sì, però quando l'ho detto non immaginavo certo che avrei avuto una famiglia così numerosa. Poi dico, ma lei come ha potuto farmi questo? Io le avevo dato la mia fiducia, ma pensa a te. È stata cacciata di casa, gliel'ho già detto, per colpa mia. E dove poteva andare a dormire la poverina, Oh, cari, com'è bello fare i grandi con le case degli altri. Sì. Dico, ma lei si rende conto di cosa succederà tra qualche minuto? No. Allora, tra qualche minuto si aprirà quella porta, entrerà la signora Sandra col vassoio con la mia colazione, vedrà i piedi e tutto il resto della sua amica, farà volare il vassoio mentre caccerà un urlo. Oh. Ma pensati, la mia colazione è tutta sul pavimento. Oh, mamma mia. Chi è che fa la colazione sul pavimento? Oh, Molly, ti presento padre Cirillo. Oh, piacere! Piacere un corno, piacere, ma che piacere! Dico, ma voi due vi rendete conto che io sono un sacerdote? Oh, signore, in che situazione mi sono cacciato? Ma su, no. Su, padre, non faccia così! Ma alla fine lei non sta facendo altro che seguire gli insegnamenti cristiani. Sì, aiuta il tuo prossimo. Certo, certo. E non c'è nessuno più prossimo di noi. No. Sì. Vedrà, i suoi parrocchiani ne sarebbero contentissimi. Ah, sì? Sì. Approverebbe anche il Papa. Lei, ospitandoci per qualche giorno, sì, Evita chissà quali bassezze. Vede, se noi non avessimo trovato questo rifugio, forse, magari, avranno passato la notte nel letto di qualche uomo. Magari! Adesso basta, dai. Va bene. Visto che ormai siete qui, per qualche giorno, ma solo per qualche giorno, potete rimanere. Ma appena trovate una sistemazione, via, filare, chiaro? Va bene. Molly. L'ha bevuta? Sì, l'ha bevuta! E non l'ho bevuta! Ah, pure l'ha bevuta! Oh, Gesù! Io già me ne immagino i titoli dei giornali. Prete libertino pescato con due concubine. E balletti rosa di qua, e balletti verdi di là, e balletti... Ma quali balletti? Che io non so neanche ballare. Sì, ma io le mando via. Le mando via. Me mando via. Ah,
Buongiorno. Buongiorno padre. Buongiorno. Ho interrotto le sue orazioni? No, avevo già finito. Sì. Ma senta, ma come mai non è venuta la sua moglie? Ma Sandra è molto occupata. Pensi che ieri sera ha visto passare due ragazze che secondo lei sono andate dritte dall'avvocato. Adesso si è messa sul pianerottolo perché vuole beccarle quando escono. Sì. Poveraccio, se veramente sono andate da lui è bruciato. Bruciato in che senso? Nel senso che in mezza giornata lo saprà tutto a Milano. Oh. Lei è sfortunato padre, che Sandra è un debole per lei, perché se l'avesse fatto qualcosa o l'avesse preso in antipatia... In mezza giornata ha bruciato anch'io? Mezza giornata? No, per lei basterebbero due ore, capirà, una storia sui preti girerebbe alla velocità della luce. Sì, ma lei non ha nulla da temere. Padre, sì. Chi è quella ragazza? Quale ragazza? Ma lì c'è una ragazza che si sta affidando un paio di scarpe. Sarà la padrona delle scarpe, no? Sì, però guardi che non è proprio una ragazza, no? Sì, perché, vede, io... No, sono due. Sono due. Solo due. Sì. Oh, buongiorno, padre Cirillo. Buongiorno. Noi, guardi, dovremmo uscire, magari, non so, ci vediamo più tardi. Va bene. Io le volevo dare altri 50 euro, sa, perché mi sembra che 300 euro per due siano un po' pochi, ecco. 30, 40 e 50, ecco qua. Ah. Arrivederci. 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 Almeno questo. Ciao. E tu? Chi sei? Io sono libero. Buona sapersi. E sono anche un compagno. E costo molto meno di lui. No, libero. Lascia stare, padre. Non mi deve nessuna spiegazione. L'ho sempre detto che in lei c'era qualcosa di buono. Due insieme. E le hanno anche dato dei soldi. Il mio stinto me lo diceva che lei non era un prete come gli altri. No, libero. Aspetta che qui ci deve essere un equivoco. Guarda, se hai pazienza di aspettare il tempo che mi sistemo, mi lavo i denti, mi sistemo un attimo e poi ti spiego tutto. E bravo padre Cirillo. Io che sono un compagno laico e piacente devo contentarmi di mia moglie. E lui, quello che più mi fa rabbia è che gli hanno dato anche 50 euro per gli extra. Ma che razza di extra avrà mai potuto fare? Stavo dicendo libero. Nulla, il proletariato pensava ad alta voce. Peccato che non sei dei nostri. Pronto? No, qui non c'è nessuno. Questa è la casa di padre. Ma non si alteri! Va bene, faccia quello che vuole, tanto non sono affari miei. Cosa non sono affari tuoi? Ricorda Onnini che sono sempre affari nostri. Ma era un pazzo, pare che si sia persa la sua ragazza e vuole venire qua a spaccare tutto. Ah, guarda, oggi è proprio giornata. Anch'io mi sono persa quelle due figliole. Ieri sera quelle due sono uscite. Le ho intraviste dalla guardiola, ma non ho fatto in tempo a vedere dove andavano. Sospettavo però andassero dall'avvocato. Invece stamane l'avvocato è uscito normalmente da solo e mi ha detto che starà via per alcuni giorni. Quindi o le ha fatte a pezzi nella sua vasca da bagno o lui non c'entra niente. Guarda, sono stata fino ad ora al secondo piano e quelle due figliole non sono passate, quindi sono ancora nel palazzo. O forse sono venute al primo piano. Impossibile! Al primo piano abita solo padre Cirillo e non venivano certo da lui. E perché no? Forse sono due parrocchiane che andavano da padre Cirillo. Chi? Quelle? Guarda, le avrò solo intraviste.
ma ho capito subito di che pasta sono. Ce n'era una con un'aria da impunita. Ma se l'hai vista da dietro, come hai fatto a vedere l'aria da impunita? Aveva il sedere da impunita! Quindi, questa volta avevo ragione io. Tu ragione? Impossibile! Non hai mai avuto ragione in vita tua! Mai, mai, mai! Sì, Non hai mai avuto ragione, mai, mai. Sì, te l'ho detto che non avevi ragione. Buongiorno, buona donna, buongiorno. Vuole avvertire mio figlio che sono arrivato? E lei chi è? Ma io sono il padre di mio figlio, ma è naturale, no? È naturale. Oh, figliolo, che piacere vederti. L'hai saputa la novità? Tuo fratello si è fatto prete. Mio fratello? Sì. Ma mio fratello è a Bologna ed è responsabile del PC Emiliano. Oh, io che gli avevo tanto raccomandato di non stare lontano dalla politica. Ma guarda, questo... Papà! Oh, che piacere vederti! Scusami, mi sono dimenticato di venire a prendermi alla stazione. E che stupido che sono stato! L'avevo scambiato per quel signore lì. Ma no, questo signore è libero, è il mio portiere, sì. L'hai saputa la novità? Dimmi. Tuo fratello si è fatto prete. No papà, io sono prete. Oh Cristo, non è che due preti in famiglia sono troppi? No, papà, adesso ti spiego. Io sono Cirillo, il tuo figlio sacerdote. L'altro, Peppino, fa il carabiniere. E quella chi è? Quella è la signora Sandra, la moglie del portiere. Ah. Però papà, senti. Mi sembri un po' stanco, eh? Accomodati un attimo, va? Sì. Ti va bene qua? Sì, va bene. Papà, non vuoi un po' d'acqua? Vino? No, non si può, vino non si può. Ah, e io c'ho solo acqua. Va bene. Padre? Sì? Le ho portato le ricevute del condominio. Ecco, poi con comodo mi porterà il denaro. No, aspetti che gliele pago subito. Perché aspettare? È la prima volta, padre. Guadagni questo... extra. No, un momento, extra ma puliti, se me la dai, dato che io faccio i conti, sì, vedo. Voleva mia. Questo, sì. Ok, va bene. E chi lo mette? Ma qui ce n'è uno in più, Mi scusi, padre, è sufficiente la mia. Sì. Ma chi lo mette in dubbio, un sant'uomo come lei? Io ora vado a consegnare queste ricevute. Va bene. Lei è un vecchio porco femminaro. È una lazzarona quella, sì. Mi ha fatto dei messaggi e poi mi ha detto vecchio porco femminaro. Papà, ma tu non sei un vecchio porco, dai! Dirò, vecchio no, ma porco mi piacerebbe. Giovanotto! Giovanotto, vorrei lavarmi le mani, mi puoi indicare un bagno? Un bagno? Il gabinetto con la porta là. Ma quale porta? Che lì non ci sono porte. Lei è italiano? No, sono comunista. Ma non importa! Siccome lei vive in Italia, deve sapere l'italiano, che l'ignoranza. L'ignoranza è l'unica dei popoli. Padre, sì. Tutto fatto. Con la scusa delle ricevute, sì. Ho bussato a tutte le porte, ma di quelle due ragazze nessuna traccia. Per favore, ti può portare un asciugamani? Papà, aspetta un attimo che arrivo io. No, non occorre, ne ho trovato più uno, sulla manina dalla finestra. Ma è sulla maniglia qui. Senta, ma lei,
mi stava dicendo di quelle due ragazze? Non c'è nessuna traccia, ho bussato dappertutto padre, le ho cercate ma niente da fare. Sandra, purtroppo ieri sera ha visto passare due ragazze ed è curiosa di sapere dove sono andate. Sai, figliolo, che hai messo su proprio una bella casa. Acqua calda, doccia, lavatrice, non ti manca nulla. Però che buffi questi asciugamani, mi ricordano qualcosa, ma non so cosa. Perché? Al vostro paese queste cose non ci sono. Il mio paese è ancora all'antica, Non si direbbe dal comportamento dei suoi abitanti. È tornata, qui ho fatto colpo. È tornata. Papà, scusami, vieni un attimo, accompagnami in chiesa che c'è un po' di cose da fare. Intanto ti faccio conoscere è meglio che resti, perché se quello ha certe intenzioni, sai. Ma cammina, papà! Arrivederci, arrivederci, padre. Sandra, andiamo con noi, va. La portiera dovrà venirla a sapere. Sicuramente, guarda. Ecco, quella è una che si ritrova. Proprio. Ah, non andare a portiere. Vai a fare, vado io. Io ho trovato finalmente, Ma non è stato mica poi tanto difficile trovarti, Anche perché ho lasciato il mio indirizzo nella tua segreteria telefonica. Ah, ma allora era la tua voce. Sì, certo. Esatto, mi era sembrata una voce familiare. Comunque adesso mi darai delle spiegazioni. Io non ti ho fatto venire qui per darti delle spiegazioni, ma solo per tentare di fare pace. Che? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Ha detto? Oh, c'è pure l'amichetta, brava, mi fa piacere. Comunque adesso mi dirai chi è l'uomo che vive qui con te. Ma come fai a dire che qui c'è un uomo? E perché quando ho telefonato ha risposto un uomo, anzi no, un vigliaccone che non ha voluto neanche dirmi il suo nome. Vabbè, ma magari avrà parlato con padre Cirillo. Ma padre, non vorrai mica farmi credere che quello era tuo padre, dai. Io non devo farti credere proprio niente. Se vuoi sapere la verità, vieni qui, siediti, che te la spiego. Sediamoci. La madre di Molly mi ha mandato via di casa. Tu non mi volevi più parlare? Che cosa dovevo fare, Non ho trovato nulla di meglio che questa sistemazione. Hai capito? Sì, è vero. Qui c'è un uomo. Ecco. Sì, ma è una persona gentile, un po' particolare. Particolare in che senso? Eccolo! Salve, buongiorno padre Cirillo. Buongiorno padre Cirillo. Buongiorno padre Cirillo. Buongiorno. Oh, è questo qui? Ah, padre, le presento Pasquale sacerdote, il mio fidanzato. E quanto si ferma? Poco andrà via subito, via presto. Padre. Dai, ma quale padre? Padre, sì. Dai, ma tu mi hai fatto venire qua per farmi conoscere il tuo nuovo amico. Guarda che io non ho tempo da perdere. Poi tra l'altro oggi devo andare a fare un provino a Mediaset. Perché io sono un attore, io. E io sono un prete, io. Sì, lui è un prete e ha più cuore di te, va bene? Si è impietosito della mia storia e ha deciso di ospitarmi. Ma solo per qualche giorno. Ecco, visto che il mio fidanzato non mi vuole, hai capito? Ma scusami, allora perché? Lui si è molto intenerito di quello che io gli ho chiesto. Ed eccomi qua, anzi, eccoci, perché ho ospitato anche lei. Scusa, ma perché non mi hai detto che non è un uomo normale, insomma? Guarda che lui è un uomo normale. No. Guarda, giusto. Che sei tu
che sei un maiale. Sì, dai, dai, offendete, continuate ad offendere, continuate ad offendere. Offendere? Sì. Guarda, che casomai, è il maiale che si dovrà offendere. Sì, sì, giusto, giusto. Tu non sai far altro che chiedere soldi e correre in motocicletta. Motocicletta che tra l'altro ti ho pagato io. Ecco, guarda, sempre a rinfacciare, sempre a rinfacciare. Certo. Come l'altra sera che mi hai chiamato parassita a me. Ho sbagliato. Ma volevo chiamarti pappone, visto che tu mi hai chiamata puntini puntini. Ecco. Cos'è? Lui l'ha chiamata puntini puntini. E perché? Perché lei vuole continuare a lavorare in quel locale malfamato. C'è un po' ragione lui. Ma come può aver ragione uno che non rispetta le donne, eh? Io non rispetto. Allora tu digli come mi tratti. Dai, diglielo. Che l'altra sera mi hai versato il tè sulla testa. No, come lei le ha versato il tè in testa? Sì, sì. Sì. E perché? Perché il caffè era finito. Va bene, allora adesso lasciamo perdere tutte le chiacchiere e vediamo di trovare una soluzione. È semplice, lei lascia quel lavoro e viene a vivere con me. No, un momento, lei lascerà quel lavoro, sì. Tu prima però promettile di sposarla e poi lei... E lei che? Ma lei a chi le dà tutta questa autorità? Io lo so benissimo io che cosa devo fare. Io sposarla? Ma siamo matti. E io piuttosto che sposare te resterò per sempre qui con padre Cirillo. Ci mancherebbe solo qua. E io guarda, piuttosto che sposare te, guarda, è meglio che Italia. Insomma, basta! Vai. Elia cara, scusa, sì. Io davvero non ti capisco, ma te ne sei andata via per avere un po' di pace e tranquillità poi gli dai l'indirizzo. Sì, ma guarda, hai ragione, hai perfettamente ragione. Io pensavo che fosse cambiato e invece gli uomini sono tutti uguali, pensano a una cosa sola. Non tutti. Ma io quando parlavo di uomini non intendevo certo i sacerdoti, E invece sbaglia, perché? Sbaglia, basta con considerarsi come dei santi, degli asceti. I sacerdoti sono persone normali, come tutti gli altri. Anche noi abbiamo le nostre debolezze, le nostre emozioni, gioie, dolori, come tutti. Senti e Molly, andiamo che non sopporto un minuto di più la presenza di questo cafone che ha fatto arrabbiare il padre Cirillo. Forse è meglio che andate. Mamma mia. Dunque, guarda. Signore, ti prego, dammi una mano, dammi la forza, mandami un aiuto. Dai, signore, scusami. Vabbè, dai, ti scuso. Ma guarda, quello là non cambierà mai. Comunque, guarda. Io le prometto che in questa casa qua non metterò più piede, va bene? Grazie, signore! Ogni tanto una buona notizia! Addio, padre! Sì, però te l'ho detto, io non ce la faccio più! Non ce la faccio più, per piacere! Dammi una forza! Ma mandami un aiuto, per piacere, dai! Rieccomi! No, grazie Gesù! Faccio da solo! Ma pensaci! Ma perché lei è un prete vero, no? Per adesso ancora sì, ma poi non lo so. Oh. Allora, senta, lei pensa che se io le chiedo di sposarmi ad Elia, lei lascia quel lavoro e viene a vivere con me? Guarda, figliolo, io sono convinto che quella ragazza abbia bisogno soprattutto di una persona che sappia darle un po' di pace, un po' di amore, certo. Un po' di tranquillità, certo. E un'altra casa. Ecco. Vedi, se tu riuscissi a far questo, faresti felice almeno due persone. Guarda. Io e lei? No, io e lei. Anzi, guarda, se poi riuscissi a portarti via anche quell'altra, io quasi potrei pensare di intitolarti la nuova sala giochi che sto costruendo in oratorio. Lei sta costruendo una sala? Sì. Guarda, se oggi il provino a Mediaset dovesse andare bene, ci penserò, guarda, ci penserò. Oh,
Però guardi, non è una cattiva idea, eh? Sala giochi, Pasquale sacerdote. Suona bene, guarda, padre. Suona bene. Arrivederci, padre. Anzi, addio. Questo è suonato, questo. Suona bene, sì, sì. No, io speravo di stare un po' in pace. Ma chi è adesso? No, no, no. No, lei deve sempre chiedere prima di aprire la porta. Padre, buongiorno. Buongiorno. Sono io, si ricorda? Ragionier De Vitti, dell'immobile Roma. Guardi, quello che mi ha procurato i disastri. No, ma senta, sì. Lei non immagina neanche perché io sono venuto questo pomeriggio. Stavo parlando con la mia segretaria del suo inquilino, no? E lei insisteva a dire che era un inquilino. Ma no, dicevo, è impossibile, ci deve essere un equivoco. Con cosa ha detto? Ci deve essere un equivoco, le ho detto, però ma... può essere un'inquilina. No, ma provi a ripeterlo che non ci ho capito bene. Ci deve essere un equivoco. E lei? È l'equivoco. Ah, Kimberly. Piacere, Elia Marchetti. Quindi la sua inquilina è una donna? No, sono due, c'è anche una sua amica. Ma, scusi, ma potrei sapere questo signore chi è? Oh già, sì, sì, sì. Questo è quel fenomeno dell'agenzia a cui lei si è rivolta per affittare la mia stanza. Ah, ecco. Ma allora è merito suo se abbiamo trovato questo appartamento. Sì. Guardi, non so proprio come ringraziarla. Guardi, un modo ci sarebbe. Sì? Versandoci 360 euro. Che quanto ci spetta come commissione per averle trovato questo appartamento. Questo non lo sapevo e mi preoccupa. Io invece lo sapevo e mi preoccupa lo stesso. Chi vi preoccupa, ragazzi? E la signora. Ma abbiamo visto. È l'amica dell'equivoco, signora. Sì. Ah. Molly, il signor De Vitis. Ragionier De Vitis. Il ragionier De Vitis è colui che ci ha procurato questo appartamento e adesso vorrebbe 360 euro. Come da contratto, eh? Come da contratto. Guardi, senti, padre, senti Molly. Io adesso. Vedi tu cosa puoi fare, mi raccomando. Cerca di fare qualcosa. Guardi padre, sì, sì, se si apre la borsa, ecco. Come ho detto, qua la Gazzetta Ufficiale, vedi? La vede? Che stabilisce nel 10% il quanto ci spetta per averle trovato un inquilino. Sì, senta, facciamo, io adesso vado a fare, faccia vedere tutto alla signorina, per piacere. Ci vediamo dopo, Signorina, questa è la Gazzetta. Oh, ma che bella gazzetta che ha! È proprio bella, sta. È una gazzetta. Oh, ma non stia in piedi, dai. Venga, si sieda vicino a me. Però. Io mi chiamo Molly. E lei? Io no, mio nome è Curioso. Oh, Curioso? Che bello! Ho sempre sognato di incontrare una persona che si chiamasse Curioso. Ma vede, signorina, secondo me non l'ho ancora incontrato. Il mio nome è Curioso Aggettivo. Curioso Aggettivo, che bello! Signorina, io mi chiamo Pantaleo. Oh, che bel nome. E come, scusi? Sì, Pantaleo. E forse era meglio Curioso. Vabbè. Che cosa fa nella vita, signor Pantaleo, oltre che chiedere soldi alle giovani fanciulle indifese? Ma non dica così. Io non chiedo soldi per me, ma solo per la mia agenzia, sa, il nostro lavoro. Oh. Ma poi lei è carina, però, sa. Adesso non mi dica che vicino a me sta pensando al lavoro? Ma in effetti no, no, no. In effetti, oh, Madonna, perché non ci diamo il tu? Leo, ti posso chiamare? Leo? Ma si figuri. Come? Figurati, Molly, si figuri. Ma che bella collana che hai. Che mani ruvide che hai. Ma no. Ma sì, ma sono robuste.
fustello, un po' rovinato. Sì, ma sai, tu non ti curi delle tue mani. Ma in effetti hai ragione, Molly. Oh, guarda, guarda, bastano 5 minuti. Sì? 5 minuti e non di più, guarda. E guarda, io ti voglio proprio dare una bella cremina al muschio d'amazzone che trasformerà le tue mani. E il viso anche. Sì, ah. E il viso. Sì. Ma, oh, appena ma fatto... no, ma che pelle dura! Ho appena fatto la barba, Molly. No, 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 no. Guarda. Molly. Come, ma come hai fatto a vivere fino adesso? Senza neanche fare una maschera, poi. Una maschera? Cos'è una maschera? No, no, no. Ma dai, adesso però tu hai conosciuto Molly, che penserà a tutti i bisogni del tuo corpo. Sì, anch'io, Molly. Hai moglie? No, no. Fidanzata? No. Ma guarda, ci sarebbe una, però... No, no, Molly, è piccola, insignificante. Oh, bene, bene, benissimo. Allora, guarda, sì, guarda un po'. Ti voglio dare... Aspetta, calcolo un attimo. Oh. No, prima dammele, poi calcoli. No, no, proprio calcoli. Allora, ti voglio dare 10 flaconi di crema alle alghe per il viso. Sì. Poi, 10 di crema alle mani. Sì. Oh, no, 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 no. Facciamo 12. 12? 12, sì, che sì. Che sembrano troppe, no? No, perché così porti, ti prendi anche il portatrucco in omaggio. Ah, che così te lo puoi dare a qualcuna che ti sta tanto a cuore. Come te, Molly. A te come piacciono, Molly? Ah, guarda, ci sarebbe a fantasia o a tinta unita. Ma sai, io preferisco la tinta unita perché per me la fantasia è talmente pacchetta. Allora, Molly, per te facciamo tintunite, va bene? Benissimo. Allora, dunque. Ecco qua. Oh, la tua spesa scontata è di 510 euro. Sì. Ma meno... 360 euro, oh, Molly. Sì, che è quello che ti devo dare per la casa. Fanno esattamente... 150 euro, Molly. Perfetto, perfetto. E... potresti anche pagare alla consegna, sai? Beh, sicuramente così ti rivedo, Molly. Sì, sì, sì. Allora, ordine fatto. Perfetto. Senti, adesso però si è fatto un po' tardi, devo passare in agenzia per delle pratiche. Ma ci vediamo presto, Molly, e ti do le 150 euro. Oh, certo, non vedo certo. L'ora di rivederti. Oh, ma che bella collana che hai, Molly. Anch'io. Che bella collana. Anch'io. Ciao, Molly. Oh. Arrivederci, ciao, Molly. Ciao, Leo. Guarda padre, non l'avevo vista. Ciao, Molly, arrivederci padre. Ho perso la testa lei. È andato? Sì, tutto sì, a posto? Sì, tutto a posto. Che cosa hai fatto? Oh, niente, niente padre, niente. Non si preoccupi, cose da donna. Oh, va bene. Posso stare un po' in pace adesso? Ah, c'è chi va quello lì che ha perso le piume anche. Qual è? Come l'ho detto. Questo? Ma che cosa ci fai? Buongiorno padre. No, 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 ma voi non dovevate essere in oratorio a provare? No, no, siamo venuti a farle sentire le canzoni che abbiamo preparato per la festa dell'oratorio. Sì, ma forse era meglio che... perché no, so, no, io c'ho un po'... Facciamo in fretta. No. Dai, ragazzi, no, cantiamo la domenica andando alla messa. Pronte? 1, 2, 3. La domenica andando alla messa! Accompagnata dal mio amatore! Mi sorprese il mio genitore! Monacolla mi fece mamma, oh sì sì e nonno. Monacolla mi fece nonno. Dimmi che mami, sono innocente come il sol che risplende sul mare. Voglio dare la vita.
lavoro, se va. Sì, sì. Senta, senta, ne abbiamo un'altra. Com'è un'altra? Io ci ho stato male. Senta, senta. Il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto. Ma come si fa? Ma come si fa, per piacere? Dai, lasciatemi in pace un po'. Oh, non ce la faccio più. Oh. È permesso? Sì. E qui, padre, non l'avevo sentita rientrare e allora ho usato la mia chiave. Eh sì, però glielo avevo detto, io preferirei che suonasse quando arrivo. Se mamma mia aveva bisogno lei. Gli ho portato la posta. Ah. Stamani, quando è passato, non l'ha presa. È vero, sì, sì, sì. E allora gliel'ho portata. Ah. Ho fatto bene. E questa chi è? Signora Sandra, le presento la signorina Elia Marchetti. Piacere. Piacere! Sì, lei sarebbe quella mia sorella di cui le ho parlato ieri. Ah, sì. La bastarda, la figliastra di suo padre. Io? Sì, sì, sì. Oh. Signora Elia, guardi. Sì. La signora Sandra è una persona fidata. E con lei non ho segreti, pertanto le ho confidato che essendo lei sì? mia sorella, cioè essendo figlia di mio padre, voglio dire, praticamente è come se fosse mia sorella, no? Sì. La nostra è una grande famiglia, allargata. Sì, Che succede, fratelli? Una famiglia numerosa! Molto allargata, sì. Lei è Molly, mia sorella. Quindi è anche la sua sorella. Ma noi non esageriamo, è quale sono sorella sua? Qua c'entro io. Ma se siete fratelli, come mai non vi date del tu? Ah, bella domanda. È vero, c'ha anche ragione lei. Vede, loro in realtà loro vorrebbero, però io preferisco così, perché poi troppa confidenza, sa la gente. Venga avanti, che ha aperto! Tanto che ormai nel porto di mare. Venga. Perché? Sì, però lei mi stava dicendo della posta. Guardi, c'è niente di importante. C'è una lettera di quel suo amico, padre Giovanni. Dice che ha fatto l'ecografia e che non c'è nulla. Ma lei come fa a saperlo? Lei nel quartiere detiene il record di apertura delle buste a vapore. In 17 secondi netti apre, legge e li richiude. Buongiorno. Cioè, buonasera. Cioè, ciao. Vi conoscete? Ci conosciamo. No, non ci siamo mai visti. Anzi, sono curioso di sapere chi sono le signorine. Questa è la sorella di padre Cirillo. E questa è sua sorella. Ma non facevi prima dirmi che sono le sorelle di padre Cirillo? No, perché lei è la sua sorellastra e lei è la sorella della sorellastra. Stanno così le cose. Sì. Certo che voi preti potete dire tutto. Se questa l'avessi raccontata io, chi mi avrebbe mai creduto? Mi aiuti per piacere. Sandra, andiamo, va, che la guardiola è vuota. Andiamo, però. E allora? Ce ne andiamo anche noi? Ce ne andiamo anche noi, Massi? Sì, andiamocene. Ma sì, andiamo. Lasciamo che commissino. Posso stare in pace da solo? Oh. Mi hai lasciato là in mezzo a quei vecchiacci là e io mi sono annoiato, ecco qua. Papà, c'hai ragione, papà, scusami, mi sono dimenticato. Va bene. Hai incontrato i nostri portieri lì, il portinaio e la portinaia? Sì, li devo chiamare. Richiami per chiamarmi per piacere, papà. Perché qui dobbiamo chiarire. Padre, papà. Abbiamo riunito proprio la famigliola oggi. Sì. Allora. Signori. Adesso vorrei ritornare da mio marito libero. Aspetti un attimo, che devo presentarmi. Padre! È quello!
Lo riconosco! Erano loro ieri sera! Ecco perché non le trovavo! Erano al primo piano! Oh. Sì, sì, padre! Ora vado a dirlo anche a mio marito! Arrivederci, padre! Arrivederci, arrivederci! Oh, papi! Senti, io ti devo presentare questa persona, papi. Sì? Questa persona... Elia. Sì? Lui sarebbe tuo padre, cioè nostro padre, sì. Papà, lei sarebbe la tua figlia. Ma papà, paparino, vieni! Beh, ma con la sua freddezza? No, io scappo, non la voglio. No, papà, vieni qua, papà, dov'è? Papà, vieni, papi. Poi andiamo via, papi. E fa niente, io te lo volevo presentare, ma se l'ha presa così. Ecco, ho visto. Io volevo presentare la mia famiglia, ecco, con questo qui. Sì, questo che è il mio papà, e che se cioè, lo devo presentare a chi lei lo conosce già. Sì, allora io non lo si conosce. A chi lo sta presentando, padre? Lei non lo conosceva. Ma non è la sua figliola, scusi, padre. Sì, forse sì. Sì, è la sua figliola. Che ci vogliamo fare? Ma non lo conosceva ancora. Ha visto? Vedi che si stanno evitando. Papi, dai. Papi. Non lo voglio. Papi, vieni qua, papi. Sì, vieni qua. Ma dopo? Sì. Suo padre, da giovane, ha sempre fatto il porco. Prima vecchio porco, adesso giovane porco. Ma si decida, ma tua madre non mi aveva mai detto che avevamo una figlia femmina. Non è che la cosa mi dispiace, ma anche quella è figlia mia. Oh, no, io sono di un'altra parrocchia. Curiamoci. No, lei è la zia della sua figliola. No, guardi, lasciamo perdere. Ecco. Signora Sandra, ci vediamo dopo. Adesso il mio padre... E lei, mi scusi, non si vergogna di quello che ha fatto? Ma che ho fatto? Non ho fatto niente io. Ma guardi, signora Sandra, per piacere, io, papà, vieni qua. Guardi, padre, io so quello che vedo. E in questi giorni vedo che questa casa è frequentata solo da donnine allegre e vecchi porci. No, lasciamo stare. Signora, potete andare voi, devo sistemare le cose con mio papà e mia sorella. Dai. Va bene, ritorneremo poi. Vieni qua, papà. Allora dai, è tua figlia per piacere, su. Ma com'è morbida. Tua madre non mi aveva mai detto che avevamo una figlia femmina, Mai detto. Vai. Penso proprio che dovrai continuare a sognarti la nostra figlia femmina. Sai cosa facciamo adesso? Tu vieni un attimino in camera mia e ti metti a dormire. No, perché prima di fare andare a letto, io faccio sempre la pipì. Va bene. Figliola, puoi accompagnare il tuo vecchio padre in bagno? No, non è papà. In bagno ci vai da solo. Va bene, ci vado da solo. Elia, dai, noi intanto andiamo di là. Forse è meglio. Ci prepariamo per uscire ancora. Non mi sgridare come fa tua madre se per caso mi bagno i pantaloni, va bene? Se ti bagni ti cambierai. Sai cosa? Senti papà, intanto che tu vai in bagno, io vado a prendere i tuoi vestiti. Poi mi raccomando, quando è finito vai direttamente in camera mia, Signore. Dagli tu un occhio perché con lì le prende fuori. Non risponde nessuno? Perché io che odio rispondere al telefono. Pronto? Certo che ero pronto, ero prontissimo. La stavo quasi facendo prima che telefonasse lei.
Invece adesso non mi scappa più, chissà quando riuscirò a farla. Maledetta prostata, maledetta prostata, maledetta prostata. Sono Molly. Oh, buongiorno signora Carmela. Come mai questa telefonata? Oh, sì, certo. E voi di là tutto bene, sì? Oh, ho capito. E alla mamma passerà. Alla mamma passerà. Fa sempre così, dice, ma... sì? Oh, bene, molto bene. Bene, sì. Sì, ok, benissimo, va bene, grazie, arrivederci. Elia! Elia! Sì? Tu hai una zia che si chiama Marta, giusto? Sì, è una zia che è la vedova del fratello di mamma, ma è lontanissima, vive in Australia. No, è molto più vicina. Come molto vicina? Senti, al telefono era la signora Carmela che ha detto che lei sta venendo qui e le ha dato questo indirizzo naturalmente. Oh mio Dio, sono rovinata! Vedi, io sono la sua unica nipote e lei è ricchissima. Dai, che non mi pare una gran tragedia. Beh, vedi Molly, io tempo fa ero un po' a corto di denaro e inoltre Pasquale continuava a chiedermi sta motocicletta, diceva che per il suo lavoro era essenziale. Perché non ne ha manco uno? Allora, io cosa ho fatto? Ho telefonato alla zia e gli ho detto che mi ero sposata. Sì, e lei, sai, mi aveva sempre promesso un bellissimo regalo per il matrimonio. Infatti, mi ha spedito una splendida collana di brillanti. Oh, e adesso lei si aspetta di trovarmi con un marito e un collier. Senti, dai, di la verità, ti trovavi in difficoltà in quel momento e il collier l'hai venduto. Sì, ma per quello non è un problema. Perché posso sempre dirle che l'ho messo in banca, ma non posso certo dirle che ho messo anche il marito in una cassetta di sicurezza. Ma presenta Pasquale come tuo marito, no? Ma è impossibile, ma vuoi scherzare? Ma io, guarda, per far contenta la zia, gli ho detto, insomma, che avevo sposato un professore di biologia. Ah? Sì. Ma vorrai mica che adesso gli presento Pasquale? No, non mi pare proprio fattibile. No. Allora qui però, dai. Bisogna pensare. Ci serve un marito in fretta. Un marito, sì. Giusto? Sì. Dunque, vediamo. Ci sono, sì, un tipo scialbo. Scialbo? Pallidino, sì? Sbadato anche però sì. colto, certo, e soprattutto così bravo da prestarsi al gioco. Certamente. Eccolo. Chi? venga, sì. Cirillo, venga che ci deve aiutare, venga. Sì, il suo prossimo è nei guai. Sì, venga, se... Venga qua, si sieda. Vero che ci aiuterà? Vero che ci aiuterà? Sì. Guardi. No, io quello lo conosco, io non mi fido di quella lì. Ma deve solo... Far finta di essere uno scienziato!
uno studioso, sì, un professore. Sì, e soprattutto sì, un marito. Ma no, 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 ma venga qui, dove va? Ma per quanto? Pochi minuti. Sì, un'ora, sì, forse due. Ma non ha importanza il tempo. È vero che ci aiuterà. Vero, sì, padre, sì. Ma cosa hai detto che studia tuo marito? Ah, la migrazione e l'estinzione della foca monaca. Ah, vede, padre Cirillo? Sembra un segno del destino. Sì, 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 sì. Oh, lei è prete e la foca monaca. Ma no, questa, io non ci ho capito niente, guarda. No. Guardi. Sì. Adesso noi andiamo di là che le spiego tutto. Mi spiega tutto, ma come devo fare per loro? Oh, non si preoccupi. Oh, Elia, sì, secondo io una camicia bianca e il resto penso io. Una camicia bianca, sì, ma camicia bianca, ci pensa il lei. Il resto ci penso io. Pronto? Zia Marta, ma che piacere. Dove sei? Qui a Milano? E stai venendo da me? Sì, guarda, mio marito sarà felicissimo di conoscerti. Sai, parla sempre bene di te in laboratorio con il suo capo. Sì, un eminente biologo, premio Nobel. Sì. Ah, guarda, se avessero più fondi, anche lui concorrerebbe per il Nobel. Ma dici davvero? Te ne sarebbero enormemente grati. Tu vuoi conoscere questo premio Nobel? Ah, ma guarda che è un po' difficile, sai. Sì, ma guarda, vedrò quello che posso fare. Sì, va bene. Ciao, a dopo. Ci mancava anche questa. E adesso... No, deve sempre chiedere prima di aprire la porta. Senta, signor De Vitis. Ragionier De Vitis, non mi faccia perdere tempo. Sapesse i problemi che ho. Guardi, se posso essere utile, io sono no, qua. No, grazie. Arrivederci allora. Anzi, sì. Aspetti, sì, certo. Se può esserci utile. Oh, ciao, Leo. Come va? No. Non Leo, professor De Vitis, eminente biologo e superiore di mio marito. Ma hai cambiato mestiere? No, veramente io non ne so nulla. Spiegami. Vedi, Molly, prima al telefono era zia Marta, che vuole conoscere sia mio marito che il suo capo. Perché? Vuole fare un generoso lascito e ha detto testualmente una ricca donazione. Oh, per la foca monaca? Ma anche per noi, sì. Ma allora mi serviva un premio Nobel ed eccolo qui. Certo, se il signor De Vitis... Ragionier De Vitis sarà così carino ad aiutare. Ma certo, Leo, dai che ci aiuti. Se me lo chiedi così, sì. Tu quanto ne sai della foca monaca? La foca monaca? Cos'è? Cos'è la foca monaca? Oh, ma ne sa quanto mio marito. Sì, sì. Padre Cirillo. Cosa? Sì. Padre Cirillo è suo marito? Sì. Ma solo nella finzione. Ma sì, solo nella finzione. Voi state studiando i problemi legati all'estinzione della foca monaca. Sì, meno male che mio padre dorme solo. Chissà cosa direbbe se mi vedesse vestito così. Buongiorno padre. Ma c'è anche lei? Sì. Io stavo solo provando dei vecchi abiti. Padre, non si giustifichi. Fa anche lui parte del gioco. Scusa lei? Sì. Gioca anche lei a fare il professore. Sì, anche lui ci aiuterà in questa messa in scena. Ci hanno coinvolto. Va bene.
Perché? Perché? Cosa succede? La zia Marta è molto desiderosa di dare i suoi soldi a due eminenti biologi. Soldi, eh? Sì, sì, sono soldi, da denaro. Lo sapevo, lo sapevo che qui c'era sotto un imbroglio, una truffa. E io non voglio farne parte. Oh, anzi, sapete cosa vi dico? Ora prendete le vostre cose e via, via, filare da questo caso. Ma lei non può farlo. No, no, soprattutto. Ma noi abbiamo organizzato tutto. Lei era d'accordo e adesso si tira indietro? E poi che fastidio le diamo? Sì, 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 sì. Soprattutto se adesso qui abbiamo il professor De Vitis, biologo e docente nell'Università di Milano, proprio come lei. Sì, sì. E poi, padre, sì. Su, pazienti ancora un po', perché se tutto va come deve, togliamo davvero il disturbo. E magari c'è anche una bella donazione per la Chiesa. Che ne dice, padre? No, no, questa qui è corruzione. Questa è corruzione. A me non viene un mista mica bene. E questa è zia Marta. Allora, forza, voi due mettetevi sul divano, subito, subito. Sul divano. E via, adesso venga, venga. Su, voi aprire. Venga, padre, venga. Venga, si accorga. Oh, ma zia Marta, la mia nipote, la mia nipote. Grazie, grazie. Dimmi questa... dove posso depositarlo. Sì, poi guarda, poi appoggiarlo. Oh, grazie, grazie. Ma ti trovo davvero molto bene. Beh. E ti presento la mia amica Molly. E lei è zia Marta. Sì, bene. Oh, molto piacere. Ho davvero sentito tanto parlare di lei. Ma forse più dei miei soldi, sai. Il denaro è la rovina degli uomini. Mette padre contro figlio, fratello contro fratello. E questo filosofo chi è? Lui è padre, è Pasquale sacerdote. È molto piacere. Mio marito. Piacere. Sì. Il signore? E io sono il professor De Vitis. Oh, ecco i due biologi che avete. Sì, veramente, zia Marta. È superiore di mio marito. Bene, bene, bene. Sono molto contenta di conoscervi. Devo vedere come sta, ti piace il mio uccellino, questo? Ma zia, ma fa vedere, me lo fai Ma è proprio carino, Sì, sì, ma dimmi, l'hai comprato qui? No, cara la mia Elia, l'ho portato con me dall'Australia. Ho avuto qualche problema in dogana, perché non volevo passare. Ma io gli ho detto, non posso staccarmi del mio caro uccellino. E poi, ascolta, sai, lui è l'unico che mi è rimasto, perché... Da quando è morto mio marito, tuo zio, lui è l'unico uccello che mi è rimasto. Ma zia, ma cosa dici? Perché? Ma cosa dici? Ma cosa ho detto? Cosa avete capito? Ma no, 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 mio marito era amante di tutti gli uccelli. Avevamo una voliera piena di uccelli rari. Poi, prima che lui morisse, li abbiamo lasciati liberi tutti. Lui, il mio ciccio, è l'unico che è rimasto in gabbia. Ah, bello! E voi avete creduto, pensato che io mi riferissi? Oh, no, no, no. Sì, guardate, mio marito mi manca molto. Ma cosa volete fare? Questa è la vita. E voi che siete giovani, divertitevi e godete. Beati voi che siete sposini, Sì, sì. Io... Quando vedo lei ho qualcosa che nei suoi occhi, io penso che senz'altro lei è irraggiungibile. Io ho occhio per certe cose. Senti, Molly, io vado a comprare da mangiare. Bene, bene. Prego, zia Marta, si accomodi. Grazie, sono molto stanca, vorrei accomodarmi. Si accomodi, si accomodi. Grazie, grazie. Ci stiamo. E bestia anche lei. Oh, cari miei ragazzi, come sono contenta di conoscervi. Oh. Sapete. Prendi la sedia, va, che forse è meglio. Marta, ma perché siamo più comodi, va bene, ma non si allontani molto, Sapete, volevo dirvi che io e mio marito eravamo soci del WWF e noi abbiamo amato sempre tutti gli animali, Però vi devo confessare una cosa. Sì.
Non mi sono mai interessata della foca monaca. Oh, neanche io, guardi. Come? Non è l'argomento dei vostri studi? Ma no, è Pasquale, sta scherzando. Ah, noi in laboratorio parliamo della foca monaca dalla mattina alla sera. Anche se, vero Pasquale, a dir la verità, sono molto riservate. Sì, sono foche monache di clausura. Come siete divertenti! Vi devo raccontare un fatto. Sì, una volta sì. Io sono andata in un ranch. Ranch. Sì, e sono stata molto meravigliata, ragazzi miei. Ho visto un accoppiamento tra bufali. Oh, il maschio, cari miei, aveva un... Mal di testa! No. Come no, sì! Ha studiato lui! Da uno studio approfondito che ho fatto alcuni anni fa, risulta che i bufali maschi nell'accoppiarsi provano un gran cerco alla testa! Ed è per questo che ormai è una razza in via di estinzione. Oh, sì, mi dispiace. E cosa faranno le povere bufale? Le mozzarelle, mozzarella di bufala! Che simpatici! Come siete divertenti! Questa casa deve essere molto allegra, sì, molto vivace! Molto transitata! Oh, beh, sì, sì, Come sono contenta! Dov'è la mia nipote Elia? Dov'è? Elia! Oh. Ti vuole la zia! Oh, cara la mia Elia! Scusi, sa, professore, figuri. I vestiti. Vorrei andare a rinfrescarmi un po', perché sai, il viaggio è stato lungo. Dove posso andare? Guardi, il bagno lì, va bene, grazie. A dopo, ragazzi, a dopo. Forza di qua. Grazie. Grazie. Sono un po' caldata. No, è un momento. Adesso quello lì, quando esce, cioè prima che quello lì esca, le raccontiamo tutto. Anzi, quando esce le raccontiamo tutto. Ma lei non perché io non mi sopporto più. Ma lei non può farlo. Com'è non può farlo? Le spezzerebbe il cuore. Vede, zia Marta, solo me come nipote. E se sapesse che io lo sto prendendo in giro, le verrebbe un colpo. Sì, forse anche un infarto. L'unica gioia della sua vita sono le mie lettere, le mie telefonate. E le sue bugie. Sì, anche le mie bugie. Se queste servono a scaldare un povero vecchio cuore, ben vengano. Ma non è forse vero che il fine giustifica i mezzi? Sì. Lo disse anche Gesù. No, ecco cosa dice. Gesù non si è mai sognato di dire una stupidaggine del genere. Peccato, ha perso una bella occasione. Sì. Signore, perdono per piacere. Oh, cari miei ragazzi. Oh, sono rinfrescata. Sai, Elia che ha messo su una bella casetta? Oh, bella, ma scusa, il prete dove dorme? Ma tu sai? Del sacerdote, certo. Quando ero in hotel ho chiamato la tua portiera e mi ha dato il tuo indirizzo e mi ha detto che con te abita un certo Padre Cirillo, è vero? Sì, Padre Cirillo. Ah, ma non ti devi vergognare. Anche se lui è un prete, se c'è l'appartamento grande, se ci sono delle difficoltà economiche, anche subaffittare il proprio appartamento, non c'è nulla da vergognarsi, sì, vero? Certo. Ma scusa, adesso questo sacerdote dov'è? Penso sia in chiesa, ma non sappiamo quando tornerà. Lo aspetterò. Voglio proprio conoscerlo, sai? Sì. E quindi è meglio che aspetto, però vorrei... Per festeggiare vorrei andare a comprare un dolce, una torta. Certo, mi puoi indicare una pasticceria? Scusi zia, ma cosa c'è da festeggiare? Dobbiamo festeggiare tutto. La mia venuta, la vostra casa, il vostro lavoro. Io ho molta fiducia in voi. Anzi, penso che presto tutti i giornali ne parleranno del vostro lavoro. Pensiamo che noi. Questo sono sicuro anche io. Certo. Non siamo anche noi, vero? Vado io? Vai. Ti posso accomodare? Ma certo, zia, ma oh, grazie, molto gentile. È fatta, mi hanno preso, è fatta! E questo chi è? Questo è il nostro sacerdote. Sì. Zia, ti presento i due uomini di questa casa. Sì.
padre Cirillo e Pasquale. Sei la famosa zia. Sai che piacere conoscerti. Guarda, io penso a te tutti i giorni, soprattutto quando accendo la candela in chiesa. Zia, te l'ho detto io di accendere una candela tutti i giorni in memoria di zio Ugo. Sai, gli volevo tanto bene. Ma ascolti lei, devo dirgli una cosa. Sì, non le sembra sconveniente che un prete viva qua con due giovani? E lo dici a me? Guardi, io da stamattina che sto ripetendo questa cosa qua, ma mi sembra che non ci sia altra soluzione. Oh, la troveremo, la troveremo. Ma ascolta, io ho chiesto che dovevo andare in pasticceria, mi puoi insegnare la strada? È facilissimo, sì, appena esce e dal portone del palazzo, dopo 300 metri svolta a destra ed è arrivata. Va bene, ti lascio un momento il mio ciccio, perché io non vorrei che si disturbasse. Va bene ragazzi, a dopo, a dopo arrivo, vado in pasticceria, ciao. Cos'è questo? Tu davanti alla zia devi essere padre Cirillo, perché io ho presentato te come padre Cirillo e lui come mio marito. Ma io non voglio fare il prete, non voglio che lui sia tuo marito. Oh, senti, Cocchino, qua non c'è tanto da discutere, guarda che la moto ce l'hai grazie a Elia che ha imbrogliato quella donna, quindi non puoi più tirarti indietro. Ma poi se convinciamo zia, lei ci fa quel bel assegnino e poi dopo per finanziare gli studi di mio marito. E il mio. E anche lui, sì. Poi dopo tanto lei domani parte e tutto rimane come prima. Ma no, non rimane niente come prima perché va meglio. Oggi sono stato scritturato a Mediaset, quindi adesso c'ho un lavoro e posso anche sposarti. E con i soldi della zia ci possiamo fare un bel viaggio di nozze, che ne dici? Come dichiarazione non è un granché, ma accontentiamoci. Va bene, allora dai, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Devo fare il prete. Devi insegnargli a fare il prete. Devi insegnargli a fare il prete. Adesso, lei, padre, insegni subito a fare il prete. Cos'è? Cioè voi voleste trasformare questo energumeno in un sacerdote? Dai padre, qualche riferimento alla Bibbia, un po' di parole in latino, e il gioco è fatto. Guarda, penso che il più grande errore della mia vita sia stato quello di non averle cacciato subito. Guarda. Errore umano maestro. Noi andiamo anche a prenderci qualcosa. Sì, certo. No, Molly, aspetta, aspetta. Sì. Ecco, allora tu resta con lui, che io vado. Oh, Molly, senti, devo dirti una cosa molto importante. Dimmi. Stamattina, mentre tu... Stamattina, mentre tu mi accarezzavi le mani, guarda, io ho pensato molto, ma molto a te, specialmente alla tua collana, guarda. E sai cosa ho deciso? Che voglio stare con te per sempre, ma adesso però è tardi, devo andare in agenzia per delle pratiche, ma torno per zia Marta e poi, anzi guarda, aspetta, gli do i 150 euro, così siamo a posto, 100, oh sono 200, ma sì, tieni 200, va. Ciao Molly, ci vediamo. Ciao Leo. Oh, non è l'uomo che sognavo, però gli anni passano anche per me, sapete? E io, da single, che ci volete fare? Divento zitella! Ciao! Io cercavo padre Cirillo. Padre certo! Senti, adesso facciamo una cosa, Sì, certo che facciamo. Sì. Lei si deve solo sedere e raccontare tutta Molly. Grazie. E finirà padre Cirillo quando lo vedrà. Va bene. Io voglio dire una cosa. Allora, è sparito il vino della Santa Messa della Chiesa, Voi ci credete,
Beh, lo so, so che è sparito, poi non lo so, il vino non c'era più. Il vino nella chiesa non c'era più. Adesso, però, ma non lo faccio secondo, secondo me, aspetta, è stato l'ugolotto. Tu lo conosci l'ugolotto? No, te lo dico io, te lo dico io. È maestro del coro. Ah, è maestro del allora, coro. Se non lo conosci, allora, se non lo conosci, ti racconto io cosa fa l'ugolotto. L'ugolotto. Ma lei, ma dica tutto padre Cirillo. Ma chi è? Io nel frattempo aggiungo il resto della famiglia. Ma questo è un nuovo sacerdote, sì. Il vescovo, sì, il vescovo me l'ha mandato qui per imparare. Un nuovo sacerdote. Io mi dimetto. No. Io mi dimetto come sacrestano. Bravo, mi dimetto. Ma si siede, però si siede, dai. Ma no, qui o qui? Hanno fatto sparire il vino della Santa Messa. Vabbè, fa niente. Tutto l'hanno fatto. Tutto. Rosso. Questo qua è mio. Sì, ma... No, sì. Allora, dato che tu sei poco in questa parrocchia, secondo me è stato l'ugolotto. Oh, bravo. E dato che sei appunto... Tu sei poco. Calma. Sei poco in questa parrocchia. Allora l'ugolotto tu non lo conosci? Sì, io sì. Io non lo conosco. Allora senti, ti dico una cosa sull'ugolotto, però è un segreto, il prete non lo deve sentire. Senti. Allora, l'ugolotto prende le offerte della chiesa, no. E le dà alle suore, addirittura. Alle suore per il loro convento. Oh, beh, e poi anche con il mucolotto. La stessa, non dirlo però. No. Ecco, vai. Basta così. Mamma mia. Dai, adesso. Adesso io vado da Ugolotto. Bravo, dai. Aspetta che ti accompagno. Aspetta, devi dire su questo. Se no poi lo perdi. Ugolotto! Ugolotto! Dove sei? Ugolotto! Simpatico sul sacrestano, un po' bevuto ma simpatico. Sì. Comunque, sì. Come le stavo dicendo, dai. Sì. Non è mica poi tanto difficile fare il prete, eh? No. Prima non conoscevo una sola parola di latino e invece adesso... E adesso sei ignorante in due lingue. Guardi, ascolta. Roma caput! Caput mundi, Roma caput mundi, non caput, no ti scambiano per un tedesco, che latino. Però guardi il gesto, cardinalizio, vescovile, papale, guardi. Siamo arrivati, ci eravamo accorti che si è fatto tardi. Meglio tardi che mai. Ho preso una Sant'Onorè, spero che piaccia a tutti, Ma guardi, è il mio santo preferito, guardi. Ma sta parlando di un dolce. È un dolce. I dolci erano l'alimento preferito dei geni. Einstein, Verdi, Mozart erano golosissimi. A lei padre piace Mozart? Ma guardi, io mangio di tutto, Ma sta parlando di un musicista, non è un musicista.
sì, io vado pazza per Mozart. A me piace tanto Mozart. E poi io adoro la musica classica. Invece alla radio trasmettono quelle stupide canzonette. E d'altronde cosa vuol fare? Alla gente, al popolino, piacciono solo quelle, vero? Vox populi, vox un dei. Basta, guarda che ho visto. Ma sono già le 7, devo scappare, guardate. Devo scappare perché oggi ho la prova costume. Sì, ma credevo che si fermasse. Devi provare la tonaca nuova, zia Marta. Purtroppo, come si dice in latino? Tempora mutandis e nos in mutande stare. Come mi spiace che non si può fermare a cena. Mi spiace, faccio. Io non ci fa a caso, è un po' strano come sacerdote, ma non siamo, cioè non sono tutti così. Ah, ben immagino. Mi sono spinto il telefono, questa volta io non rispondo. Scusa, Ilia, chi è? Sì? Ah, io non lo so, tu lo sai, Molly? No, forse lo sa sotto un tuo marito, dai. Io? No, neanche io conosco. Scusate, Elia, sì, non ti sembra strano che un uomo esca da una camera e vada in bagno? Guarda che sono cose che a Milano accadono. Sì, Molly. Sì, è così grande come città che non conosciamo tutti. Ma Pasquale, lei non dice niente? Io? Guarda, io veramente... Sì. Io veramente avrei un sacco di cose. Oh, sì, sì, mi dica. Tanto per cominciare, io non posso dire. Sì, io non... Vado ad aprire. Ah, vai. Strano, perché è passato, è uscito. Sì. Esatto. Oh, buongiorno. Guarda che c'è Elia. Oh, il bambino, signora Marta. E io sono libero. Oh, mancavate solo voi. Buongiorno. Ti presento i portieri di questo palazzo. E lei, zia Marta. Oh, piacere. Sì. Lei è la zia di queste due figliole? No, solo di Elia. Allora è anche la zia di padre Cirillo. Ma cosa le salta in mente, padre Cirillo? Ma no, ma cosa le salta in mente? Io ci starei delle ore, è troppo comodo, ci starei delle ore. Elia, perché hai detto figlio mio? Ma perché lui è il suo figliolo. Via, guarda, non volevamo dirtelo perché insomma ci vergogniamo un po'. Lui è un po' fuori di melone, eh? Oh, ragazzi, mai vergognarsi del proprio padre. Ma dopo quello che ha fatto non c'è appunto da esserne fieri. Perché? Cosa ha fatto? Si è iscritto al Partito Comunista. Mio figlio è iscritto al Partito Comunista? Ma io non sapevo neanche di averlo quel figlio lì. Più divento vecchio e più mi trovo figlio. Ma signora, io non la conosco. E anche lei è figlia mia. Ma ci mancherebbe altro, no, ci mancherebbe. No, è la zia della sua figliola. Sì. Ma lei non si vergogna di quello che ha fatto? Ma perché, che ho fatto? Che cosa ha fatto? Come ripeto, io so quello che vedo. E in questi giorni vedo che questa casa è frequentata solo da donnine allegre e vecchi porci. Nini, andiamo via. Ritorneremo quando padre Cirillo avrà mandato via almeno suo padre. Ma come padre Cirillo? Cosa c'entra? Lui non è il padre di padre Cirillo, lui è il padre di Pasquale. Ma chi è questo padre Cirillo? Suo figlio, non ricorda. Ah, mio figlio? È diventato padre. Allora io sono nonno! Sono nonno! Ma come fa a essere il padre di padre Cirillo? Se è padre di Pasquale, lei? Ma come si permette? Ma non so io. Ma guardi, lui non è suo marito. Ha capito? Lei di quale marito parla ora? A me mi dici di quale marito parlo? Questa citrulla impertinente, come si è permessa di dire a me che ho sbagliato? Lei è sarà mai lei per dire a me impertinente? Io? Che sono? Io sono la zia di Elia, vero?
E quindi è anche la zia di padre Cirillo, visto che sono i tuoi fratelli. Ma la vuole smettere di dare parentele a modo suo? Cosa c'entra padre Cirillo? Sì, ma la madre non lo sa. È stata un'avventura, una scappatella di gioventù di questo porco, di questo povero vecchio. Glielo dica lei, padre, se ho ragione. Padre, padre, perché non parla? Ma padre Cirillo! Padre, quello non è il padre Cirillo, lui è Pasquale! Lui è Pasquale, vero che sei Pasquale? Quello Pasquale? Guarda che non riconosca padre Cirillo! Pasquale, e poi chi è questo Pasquale? Io non capisco più niente. Guardi, scriverò ora al vescovo. Io per prendo sapere come stanno le cose. Io prendo il mio ciccio e io vado. Scriverò subito. Perché lei mi deve spiegare tante cose. Io in questa casa non ritorno, né? Io devo capire anche io. Io prendo il mio ciccio e me lo vado. Ha capito? Prendo il mio cappello. Eia, amore mio! Oh, ma cosa è successo? Sorpresa, amore mio! Sì. Vuoi sposarmi? Ma tesoro mio, ma è bellissimo! Aspetta che lo provo, Vieni. Ecco. Questo. Bene. È meraviglioso, guardate che roba! Allora? Ma proprio meraviglioso! Bene, bene. Vero? Allora? Sì. Padre? Oh. Dai! Si sposano! Contento? Nonno? Nonno! Sei contento, nonno? Cari, nonno! Cari, mio nonno! Dove vai, nonno? Oh. La tua borsa, papi. Permesso? Sì. Oh, padre. Buongiorno, padre Cirillo. Ma ha saputo prego, che ci sposiamo? Ah, sì. Sì. Anche noi ci sposiamo, sì, padre. Anche noi. E andiamo a fare un bel viaggio di nozze in Australia. E noi li raccontiamo. Bene. Scusa, ma è la zia Marta? Beh, la zia Marta se l'è presa un pochino, però insomma gli passerà, ecco. E mi ha detto di dirle che tra poco verrà a salutarla. Ah, bene, sono proprio contento di vederla. E lei ha fatto pace con i portieri del palazzo? Io? Sì. Sì. Mi hanno costretto a mangiare per una settimana risotto mezzogiorno e sera. Però alla fine ci siamo perdonati, sì. Io ho perdonato la signora Sandra perché... È stato lei che ha scritto il vescovo. E così mi manda via. Sì. E lei mi ha perdonato perché non gli ho raccontato tutto. E ci vogliamo fare. Sì. Dai, tutto è bene quello che finisce. Sì, però vedete io. Magari adesso la zia passerà a salutarla. Sì, stavo dicendo che sono anche contento, perché. Sì. Perché alla fine tutto quello che ho fatto, l'ho fatto fin di bene. È vero. Certamente. Ma la zia Marta non arriva, la zia Marta. E la zia Marta? Prego. Oh, buongiorno padre, sono venuta a salutarla. E se dopo
lei mi dirà, sai, io ho parlato con mia nipote Elia, sì, e mi ha detto che lei è una gran brava persona, quindi se lei mi dice dove la mandano, verrò senz'altro a trovarla, anzi le porterò una buona offerta. Grazie, grazie zia Marta. Ragazzi, sì, siete pronti? Sì. Abbiamo tante cose da preparare, certo, e anche il matrimonio da preparare. Due matrimoni. Bene, allora forza, andiamo, di corsa. Andiamo. Che andiamo. Zia deve preparare lo check per noi. Sì, è già pronto. Forza, andiamo che abbiamo tante cose. Grazie, molto gentile. Grazie. Arrivederci, cari. Arrivederci. Soldi. Buongiorno padre, siamo venuti a salutarla, sì, e ecco un bel risotto per il viaggio. Grazie, mi mancavo. Adesso lei che farà padre? Io tornerò a fare il prete di campagna, cosa vuole? A me sotto spiace lasciare Milano, però alla fine sono contento perché, come dicevo prima ai signori, tutto quello che ho fatto, io l'ho fatto a fin di bene. E allora padre, la salutiamo, ma ci faccia sapere dove la possiamo trovare, così, certo, io le porterò un bel risotto. Grazie, senz'altro, sì. La salutiamo padre, buone cose, arrivederci. Arrivederci, sì, sì, arrivederci, arrivederci. Eccolo. Buongiorno. Siamo venuti, buongiorno, padre, a salutarla. Sì, ma vedo che ha fatto pace con il direttore. Sì, l'ho trovato prima, sono andato, sì, all'oratorio, sì, e l'ho trovato lungo l'otto, abbiamo fatto la pace. E sai cosa mi ha detto? Sì. Ma devo che quando ti ho fatto del coro. Oh, sono proprio contento. E quelle volte io cantavo, sì, stia qui che a me lo seccate si avvicina. Va bene, va bene. Al divano. Buongiorno padre. Sì, ma, sì. Siamo venuti a salutarla con una nota della Traviata. Senta, senta. Oh, è bella. Sì, bella. Tanto bella. Uno, io ascolto insieme. Due, tre. Viviamo, viviamo negli elica. Arrivederci. Aspetta, va. Cirillo, sei pronto? Sì, mamma, siamo in ritardo, rischiamo di perdere il treno. Ah, ho quasi finito. E tuo papà dov'è? Ma già, deve essere ancora in bagno, aspetta che lo chiamo. Papà! Vieni, dobbiamo andare, siamo in ritardo. Sì, presto, vieni che andiamo. Sì. Ce l'ho fatta. Bravo. Ma dove che andiamo? Papà, ma la tua borsa dove l'hai lasciata? L'hai lasciata in bagno? Aspetta che guardi. Dai, presto. No papi, questa ce la fai a portarla a te. Sì. Bravo papi. Dove che andiamo adesso? Adesso andiamo a prendere il treno, andiamo alla stazione papi, dai. Andiamo. Ok. Arrivederci.